Adesso vi faccio sentire il modo dorico e il modo frigio. Ho fatto re minore dorico e re minore frigio. Quando c'è re minore dorico suono la pentatonica di mi, quindi suonando la pentatonica minore di mi ottengo il re dorico, che sovrappongo 9, 11, 13, eccetera, eccetera. Quando faccio invece il frigio, lì forse non ve l'ho scritto, magari scrivetelo, faccio la pentatonica un tono sotto. La pentatonica un tono sotto, un accordo minore 7, mi metto la nona bemolle, che è come fare un modo frigio. Non ce l'avete lì, scrivetelo sotto. Quindi pentatonica un tono sotto, l'accordo, ottengo il modo frigio. Ascoltatelo. Minore 7. Giusto. Quindi io ho sempre l'accordo di re. Anzi, su re. Io faccio sempre re adesso. Vabbè, uguale, no? Lì c'è do, io faccio re sempre su un accordo minore 7. Se fai la pentatonica un tono sopra è dorico. Se faccio la pentatonica un tono sotto è frigio. Sentite la differenza? Quindi faccio mi e do. Spostando una pentatonica, poi è chiaro, così è semplice per farvelo sentire, poi uno potrebbe entrare, uscire, posso anche scegliere di usarli tutti e tre, di mischiarli, oppure risolvere quella di mi su re e via dicendo, vediamo se... scegliere voi se farla sentire oppure andare completamente da un'altra parte, però così sapete bene la sonorità che viene fuori, sapete quando e come decidere di fare una scala piuttosto che un'altra, perché così viene fuori la nona bemolle, la tredicesima bemolle, così invece viene fuori la nona maggiore, la tredicesima maggiore e via dicendo, e scegliete voi.